Bentornati su Deltarune, episodio numero 14. Siamo all'interno della stadio, questa strana stanza piena di creature che stanno facendo festa. Andiamo a vedere, ma che stanno a fare tutti? Stanno ballando, c'è anche uno stereo. Ma che cacchio succede? Ma porca miseria. Vabbè, abbiamo lasciato i nostri eroi a ballare così. Andiamo a chiedere a questo signor Diamantino. Sono il primo membro del gruppo del party. Sono in carica di DPS, Dancing Party Soundtrack. DPS non era un'altra cosa una volta? No. È un letto per tre persone. O un letto. Oppure un letto per una persona da tre teste. Mi sa che del gattone qua. Scusa, tu il letto. Oh! Lasciaci che ti prendiamo la tua il tuo giaccone e lo mettiamo nel cesso che non ce l'abbiamo nemmeno il cesso. Sì, per quando si va alla festa è pratica comune che le giacche vengano messe tipo, che ne so, sul letto o in una stanza. Vabbè, per favore provate le palle da baseball, così molti di voi affogheranno. Sì, vi mangiate lo sports? Baseball forse intendeva qualcosa da mangiare, tipo polpette, ma vabbè. Così possiamo giocare insieme, tutti quanti insieme, Twister. Solo che non ci stare addosso. Noi perdiamo anche da soli. Non te credo, c'hai tre teste, come fai a giocare a Twister? È un casino. Ok, questo già l'abbiamo letto. Questo pure. Adi è il secondo gruppo del party. Lui è il guaritore. Era in... il suo compito era quello di fare il catering per il party. Ma non c'è roba da mangiare qua? Sfortunatamente la torta che aveva commissionato è stata distrutta in un campo da qualche parte. E noi ne sappiamo qualcosa. Ah, forse a loro potevo dare la torta. La torta riparata gliela potevo dare. Cacchio, ma come faccio? Non posso tornare fuori. È un rischio che si corre sempre quando si ordina una torta. È uno stereo e sta suonando musica da discoteca. Sono delle palle da baseball giganti per fare le feste, per le feste. In realtà sembra che la palla da baseball gigante sia in realtà una palla da calcio che è stata dipinta poi sopra. Sarebbe più facile farla in questo modo. È un albero per le feste però. Allora, secondo me io a questi forse gli dovrei dare la torta con la spaccata. Però è spaccata, quindi dovrei prima ripararla. Andiamo su. Oh, si può salvare qua, guarda un po'. Salva. 596 ore, ma non è vero. Oh, c'è uno shoppino. E c'è una porta. E c'è anche un ascensorino. E c'è anche un... Andiamo allo shoppino, chissà se incontreremo il gatto di pezza dell'altro negozio. Ve lo ricordate? Ma questo è il tizio che ci faceva gli enigmi. E c'è anche un vaso pieno di vermi. E c'è anche un'ascia, dei libri, una sciarpa. E c'è un piatto fumante di qualcosa da mangiare. Dice: benvenuti nel mio negozio, vermi ingrati. Vediamo un po' cosa vende. Vende Rus is Rux. Una salsa fragrante che ci dà 50 di energia. Poi l'ascia coraggiosa. Un'arma molto eroica e figa che ci dà più 2 di attacco, ma solo a Susie, e costa 150. Poi
la sciarpa strafighissima che toglie 2 di attacco e dà più 2 al nostro amico mago di magia. Poi la carta Ambra, che però toglie energia a tutti tranne che a Susi. Quindi questa l'Amber Card gliela posso dare a Susi. Questa gliela diamo a lei. Questa se la compriamo subito. Grazie Verme, dice. Esci. Vuoi qualche altra cosa? Per ora no. Ci vediamo nel dungeon, Vermi. Ok, allora aspettate un attimo. Voglio un attimo, prima che mi scordo. Andiamo a far equipaggiare la carta Amber Card a Susi, così gli dà il più 1. Poi l'Iron Shackle gli dà 1 di attacco e 2 di difesa. Però io l'Iron Shackle lo vorrei dare, che sarebbe la catena di ferro. La vorrei dare a qualcun altro che magari se la merita di più, qualcuno che c'ha poca difesa, tipo al 6, al posto della sua sciarpa. Al posto della sua sciarpa gli diamo l'Iron Shackle. Gli dà 1 di attacco e 2 di difesa. Ok, quindi mo lui c'ha più difesa di me. C'è più difesa di me, che sono Chris. E c'ho solo 5 di difesa. Ok, però va bene così. Torniamo allo shoppino. Vediamo un po' che altro possiamo comprare. Solo i Russis Rus, che ci dà un po' di energia. Ne compriamo un paio di questi. Sì, ne compriamo un paio. Grazie Verme. Grazie Verme. Siamo rimasti con 1112 soldi. Io volevo 1111, però. Allora, vendi. Vediamo un po'. Mostratemi i vostri tesori. Gli vendiamo, ci abbiamo un Glow Shard che non si sa che serve, il manuale del Kagami. Io non voglio vendere niente, però. Poi le armi possiamo vendere, che questa ci serve perché la sciarpa rossa di Ral 6 gli dà più energia magica per fare le magie. Ci serve per fare soprattutto le magie guaritive. Poi armature, non ce l'hai. Però vedete come cambiano le voci del menu? Dice. È tutto in inglese antico, forbito, medievale. Select weapons. Returns. La parla. Parla. Parlami di te. Dice, cosa vi interessa, gentili messeri? Allora, parlami di te. Io sono il duca degli enigmi, Rulkskard. I miei hobby includono calligrafia, low keeping. Ma non è lawn keeping, che sarebbe tagliare l'erba? È low keeping. Low keeping dovrebbe essere tipo far mantenere la legge. Allora, credo sia quello. Comunque calligrafia, scrivere leggi, allevare insetti e gabbie, e grandi camminate nei dungeon. Siete voi alcuni dei miei ammiratori, Vermi? Perché ci vendi roba? Così posso ammassare dei fondi, Vermi. Un'armata di fondi. Così in questo modo posso schiacciarvi come uva fermentata in un... per creare una deliziosa bevanda da adulti. E per la vendetta. Oh, come mi diverto da solo. Sei un cretino, gli direi. Parlaci del re. Il nostro signore re è un crudele e terribile monarca. Comunque lui è anche brillante, perché lui decidette di mettere me come duca degli enigmi. Dopo che ognun altro fu piazzato all'interno di una gabbia, di un'angusta gabbia. Davvero è un
è un regnante molto benevolente. Parlaci del figlio del re, che poi sarebbe Lancer, se non erro. A questo punto penso che abbiamo capito che è Lancer. Suo figlio, d'altra parte, è più un problema. È più problematico di un pugno di mosche. Ma le mosche non sono tanto problematiche, magari le zanzare sì. Lui sempre mi chiede le cose più peggiori da fare. E mi chiama il suo padre inferiore. La nostra relazione non esistente. Cari piccoli scarafaggi d'acqua. Ah, dice, la nostra relazione è inesistente, piccolo scarafaggiotto d'acqua, si riferisce a Lancer. Ti placo solo, ti sto a sentire solo per il per la benevolenza di tuo padre. Non voglio ascoltare i tuoi terribili MP3, piuttosto mi metto ad ascoltare la dolce canzone della morte. Preferisce morire che sentisse la musica del figlio del re, insomma, di Lancer. Che musica gli piace a Lancer? Non lo so. Guarda, così, visto che è un po' BM lui, un po' bimbo merda, probabilmente Lancer adora la trap o qualcosa del genere. Come sta, comunque? Si riferisce sempre a Lancer. Niente, usciamo. Vi serve qualcos'altro? No, grazie. Ci vediamo nel dungeon, vermi. A questo punto io posso prendere l'ascensorino per cercare di uscire, oppure entrare qui dentro in questa porta. Vediamo cosa c'è. Che è sta roba? Sembra un mouse staccato. Ci sono delle macchie di salsa qui nel terreno. Ah no no, ci sono dei pezzi di salsa in delle buche nel terreno che sono state scavate. E qua c'è anche un aggeggio per scavare. È un MP3 player. Vuoi ascoltare i contenuti? Quindi questa è la stanza di quel disgraziato di Lancer. C'è anche il letto a forma di picche e c'è anche tutti i quadri di se stesso. È un megalomane e c'è il suo lettore MP3. Quindi poco fa quel cretino lì del duca dei puzzle ci ha detto che non vuole ascoltare la musica di Lancer. Vediamo cos'è la musica. Io ho ipotizzato che fosse la trap. Sentiamo un po' che roba si sente sto scemo. Ascolta. Che? Ho sentito il rumore tipo di una scaracchiata. È pieno di rumori di splat fatti dai cartoni animati. Rumori da cartone animato di splash, di splat, di squacchia. Riproviamo a risentire. È la stessa cosa. Cioè, si sente sta roba lui. Vabbè, non è che sia molto meglio della trap comunque. Una bicicletta è stata amorevolmente messa sotto le coperte nel letto. Che strano. Questo mette la coperta a lei. È proprio un cretino, Lance. Guardate, i ritratti di Lancer mi fanno le linguacce. Che cacchio, vabbè, usciamo. Questa è la stanza del Lancer, raga. Allora, usciamo un attimo. Allora, andando sopra c'è una stanza che va verso l'alto, probabilmente va verso lo scontro col re. Prima cosa, noi riscendiamo un attimo. Sì, andiamo giù. E qua dovremmo andare nel piano di sotto, quello lì che era chiuso l'ascensore, ricordate? Eccolo. Ma io da qua, cercando di non farmi beccare le guardie, vado a tornare giù e me ne vado al primo piano. No, devo andare al prigione 1, floor 1. Io già sto al primo piano.
Andiamo un attimo dal prigioniero quello strano. Il prisoner 709. Prisoner 709, che ci dici? Trovate la chiave e vi renderò liberi, liberi. La chiave è nascosta agli occhi. Il negoziante San Segreto. Allora ragazzi, stavo dicendo che secondo me, scusate se faccio un attimo una teoria, il pazzo qua, il prigioniero 709 o chi è, lui dice che lui in realtà è libero e noi siamo in gabbia. E noi pensiamo che lui sia pazzo perché è il contrario. Ma forse non è poi tanto folle, perché noi in realtà pensiamo di essere all'esterno, ma in realtà, come sapete se avete visto l'episodio 2, tutta questa storia si svolge all'interno di uno sgabuzzino, di una scuola. Quindi in realtà noi siamo chiusi in uno sgabuzzino. E se quello all'interno della cella qui dentro in realtà fosse all'esterno, e alla fine scopriamo che lui è all'esterno di questo piccolo mondo che sta nello sgabuzzino e ci sta guardando da fuori, potrebbe anche essere così. Nel frattempo io risalvo la posizione e ce ne andiamo. Cerchiamo di andare fuori. Voglio cercare di uscire per prendere, per andare dal fabbro che mi ripara la torta e poterla dare così a quelli che stanno a fare la festa. Vediamo se si può fare. Allora, primo piano. Riusciamo. Devo riuscire a non farmi beccare le guardie. Aspetta, risalvo qua che è meglio. Devo riuscire a non farmi beccare le guardie. Sono a 600 minuti, ragazzi, 10 ore. Ma non sto giocando da 10. Oh, no, 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 scappa. Non sto giocando da 10 ore, ragazzi. Aspetta. Facciamo stealth. Sto dietro all'angoletto, lui non mi vede. Scappa, corri, scappa. Ok, non mi ha visto. Andiamo all'uscita. Ok, siamo fuori dal castello. Ecco, adesso la porta che prima, ricordate, questa porta prima non era accessibile, era solo la cornice della porta. Adesso è accessibile, perché quelli che stavano sistemando le porte ci hanno detto che ci stavano ancora lavorando alle altre porte, ricordate, anche questa. Però nel frattempo l'hanno aggiustata, l'hanno finita. Quindi ce ne andiamo e devo andare... al campo, al castello. Allora, vorrei tornare al negozio del gatto per chiedergli della chiave, ma vorrei tornare anche alla foresta dove c'era il fabbro, ricordate? Era qui il fabbro? Dov'era il fabbro? Qua? Scusa, il fabbro è qui? Il signor Eleganza se n'è andato da qualche parte a fare un infernale, come si dice, commissione. Ah no, non l'ho aiutato per niente io, non è vero, lo sappiamo che l'ha aiutato. Perché state o non state chiedendo? Qua ci stanno le trappole, mi pare. Sai che ho sbagliato stanza. Oppure devo andare a destra. No, qua ci stanno le trappole. Devo tornare indietro, raga. Torniamo indietro. Quindi non è qua. Allora, io adesso devo riuscire ad andare in due posti. Devo tornare indietro. Devo trovare il blacksmith, che sarebbe il fabbro. E poi devo anche trovare il negozio del gatto mammone. Ok. Quindi, aspetta, andiamo qua a destra che c'era. No, 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 non voglio fare lo scontro. Che palle. Allora, qua questo me lo levo subito di mezzo. Faccio blow on. Soffia. E poi faccio spea. E poi faccio magic, non posso fare. Faccio spea. Soffia. Ok, subito ce lo siamo tolto di mezzo. Ma devo 38 dindini. Qua che c'è? Però se il problema è che se vado avanti... No, stava molto dopo sto pezzo il fabbro, mi ricordo. E il negoziante stava molto prima. Quindi, è una porta. Dove vuoi andare? Quindi, field non è. Bake sale o castle? O foresta? Allora, il negoziante mi pare che stava vicino al castle. La foresta è dove stavamo prima, poco fa. Devo andare... vediamo un po' Big Sale, la vendita dei panini. Eccola qua.
Proviamo a andare su. Eccolo, eccolo, eccolo il fabbro, l'ho trovato. Quindi il fabbro sta vicino ai chioschi dei dolci. Allora. Bene, 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 sono il fabbro Malius. Posso riparare qualsiasi cosa, armi, armature. Posso anche riparare voi. Allora, cosa volete? Ripara un oggetto. Oh, quella torta è piena di energia. Dovete lasciarmi ripararla, assolutamente. Ah ah! Guardate la mia tecnica. Ma così ripara la roba lui? Volevo un martello di plastica, di quelli che fanno rumore. Pensavo fosse un martello vero, un martello di gomma lui. Comunque l'ha riparata e non si può più riconoscere. Ma come? Cioè, invece di ripararla l'ha distrutta, fammi capire. La torta rotta è diventata torta top. Ah, quindi l'ha sistemata. È una torta veramente fantastica. Usa il suo potere con saggezza. Allora, andiamo a vedere un attimo l'inventario. La top cake. Ah! Questa torta vi farà girare la testa e anche il gusto. Ripara 160 punti ferita a tutta la squadra. Wow, fantastico. Ok, questa l'abbiamo fatta, sta prima cosa. E qua già posso salvare. Nel cuore del bosco. I chioschi dei dolci sanno silenziosamente. Il potere dei dolci brilla dentro di te. E noi salviamo. Allora, vediamo un po' se ci dicono qualcosa di nuovo. Vuoi diamanti di cioccolato? No, non mi vanno adesso. Ok. Questo qua ci vende le... Allora, le ciambelle abbiamo visto che fanno schifo. Ti danno pochissima energia. Invece, i cioccolatini, mi pare che ti danno molto di più. Andiamo a vedere, allora. Il diamante di cioccolato... L'altra volta mi ha dato tipo 20 o 40, non mi ricordo. Mentre invece, la ciambella a forma di cuore mi ha dato tipo 5. Faceva veramente schifo. Ce ne torniamo indietro. Andiamo a vedere se troviamo il negozietto. Il negozietto sta, mi sa, vicino al castello. La porta si è aperta. Stava tipo qua. Qua che c'è? Sta qua sotto il negozietto. No. Stava molto più indietro il negozio, raga. Qua siamo molto avanti. Qua siamo molto avanti, qua siamo quasi... No, ecco, qua siamo dove siamo arrivati... porca miseria, ecco, ho sbagliato. Qua siamo vicino a dove siamo arrivati, quindi Castle. Devo andare alla foresta, quindi. Ok. Ecco, no, qua già ci sono stato poco fa. Già ci sono stato. Mi sto confondendo, dobbiamo andare al campo, quindi. Ok, sì, è qua, era qua. E qua vicino ci dovrebbe essere il... negozietto, eccolo qua, lo scioppino. Andiamo dal gattone mammone. E anche il gattone moribondo, un po' rappezzato, perché un gatto di pezza, un po' scassato. Andiamo. Eccolo qua. Benvenuti viaggiatori. Allora, cosa mi puoi comprare? Un dark burger, una dark amber card, spada spaventosa. No, non mi serve. Ah, ecco qua, parliamo dello strano prigioniero. Vedete che è uscito fuori il... È uscito fuori il, la nuova opzione che ci serviva. Parliamo dello strano prigioniero. Cioè? Ma di cosa state parlando? Un prigioniero che si comporta in maniera strana? No! Non è possibile che voi parliate di lui. Capisco. Dopo tutti i guai che ho passato per rinchiuderlo, voi vorreste liberarlo? Adesso che mi ci fate pensare, potrebbe essere pericoloso lasciarlo da solo. Sì, forse è meglio che voi eroi abbiate a che fare, lo sistemiate, abbiate a che fare con lui proprio ora. Dopotutto, se qualcosa accade, se qualcosa deve accadere,
alla fine accadrà. Ah, non è che se qualcosa accade... Ah no, alla fine non è che se qualcosa accade importa davvero alla fine. Ma di che sta parlando? Non capisco cosa intende. Forse un po' più di caos potrebbe essere divertente. Quindi forse è un nemico molto temibile e non dobbiamo liberarlo? Quindi prendete questa. Chiave rotta A è stata aggiunta al tuo inventario. Se siete così convinti, trovate gli altri due pezzi e trovate qualcuno che li ripari. In realtà un altro pezzo ce l'ho, mi pare che me l'hai dato tu, forse? Vi darò anche un consiglio. Camminate dove le stelle non brillano. Comunque, se riuscite, tornate qui e ditemelo. Buona fortuna. Se potete chiamare questa fortuna, no, è più come una maledizione. Non è che mi ha tanto convinto, eh? Allora, diciamo che... Secondo me, se liberiamo, potremmo forse sbloccare un qualcosa del finale che altrimenti non vedremmo. Però è anche pericoloso, perché mi ha messo curiosità lui, ma mi ha messo anche un po' di timore, perché probabilmente è un nemico super forte. E poi, tra l'altro, la terza parte della chiave, che è l'ultima che ci manca, dice che sta in un punto dove le stelle non brillano. Boh. Forse si riferisce a uno dei... dei percorsi segreti che abbiamo già intrapreso, perché il pezzo di chiave B l'abbiamo preso da qualche parte, ma non mi ricordo chi ce l'ha dato. Io ricordavo che me l'aveva dato lui, ma forse non è così. Forse uno di quei... la chiave B l'abbiamo presa in uno di quegli scrigni che stavano nelle strade invisibili, forse, non lo so. Non mi ricordo, però adesso ce ne andiamo. Ci rivediamo, oppure no? E noi se ne andiamo. Torniamo indietro. Torniamo dove stavamo. Al castello. E risalviamo. Devo salvare tipo di qua? Ok, salviamo qua. Ok. E ce ne torniamo al castello. E dobbiamo fare tipo un mega combattimento, mi sa, adesso. No, non fateci vedere. No, non fatevi vedere dalle guardie, scemi, stupidi. Scappa. Ok. Devo andare. Ecco, devo prendere qui. Questo l'abbiamo sbloccato, sto ascensorino, mi pare. Ok. E qua dovremmo tornare sopra. Eccoci qua. E c'è... Ah, chiediamo se quest'altro shoppino c'è un altro pezzo di chiave, perché non gliel'abbiamo chiesto. Ma c'è una stella per salvare. Parla. No, non ci dice nient'altro. Niente. Ciao, ci vediamo nel dungeon. Scemo. Ok, risalvo. Io qua risalvo, eh. Ok, ce ne andiamo. Questo dove ci riportava? Ci riportava giù, non mi ricordo. Questo è l'ascensorino, sì, che abbiamo preso mo' che studio. Allora, andiamo su. E questo è l'ultimo piano del castello, raga. Siamo in cima al castello. È abbastanza vermi. Questo è lui. Rieccolo, il disgraziato. L'abbiamo... Anche se avete barato per passare i miei enigmi... Potresti aver barato per passare i miei enigmi, ma in combattimento sarete sconfitti, fatti a pezzi. Andiamo, cavalieri, preparatevi alla battaglia con... Un'altra volta! Qualsiasi cosa sia questo coso qua. Eh? Ma è quello di prima! Ma la sua corona... Sembra diversa. No, in realtà è la stessa. Guarda che è la stessa, eh? Sì! La mia corona del controllo. Con la mia corona del controllo posso controllare
qualsiasi forma di vita a forma di dischetto, di disco. Oh no! Sembra che stia soffrendo. Ma che dici? Sembra quella prima. Sì, la corona del controllo è dolorosa. Ma sono certo che questa creatura sentirà sollievo quando vedrà quanto molto più dolore vi farà, vi procurerà. Ok, andiamo. Rieccoci di nuovo. Allora, c'ho energia sto al top, c'ho tutta energia anche perché ho salvato 200 volte. Ogni volta che salvi ti ridà l'energia, quindi siamo a posto, siamo a cavallo. Ok. Allora, K-Round. Su sia un'idea. Ah, possiamo abbassare, ricordate, perché abbassandoci piano piano gli facciamo togliere la corona. Piano piano gli cade la corona e quando gli cade abbiamo vinto. Però in realtà Susi ha un'idea nuova. Vediamo cosa dice Susi. Susi, vuoi fare un act? Qual è la tua idea? Beh, come faccio a dirvelo? Io in realtà mi serve il vostro aiuto per questo. Va bene Susi, ti aiuterò. Vuoi chiedere scusa per prima, giusto? No, no. Mi serve solo che voi stiate fermi immobili. Chris, dobbiamo togliergli quella corona dalla testa. Aiutami a tirare al 6. A tirarglielo in faccia. No, premi C per determinare l'angolo. Devo riuscire a beccargli la corona. Oh no, ma cacchio. Aspetta. Posso tornare indietro? No, non posso tornare indietro. Non posso rifare l'angolo. Sto provando a premere X ma non funziona. Quindi niente, devo puntare più in alto. Devo fare come in Track and Field oppure Hyper Sports, no? Dove si puntava in alto tipo a 45 gradi e poi si dava la forza. Niente, io ho beccato le bolas. La corona si è un pochino allentata. Dobbiamo liberare. Dobbiamo schivare i suoi attacchi. Aiuto. Intanto abbiamo preso 12 TP Tension Points. La corona è il 20% più lenta. Allora facciamo l'act. Che round? Facciamo il lancio. Lanciamo RAL 6. Ma guarda che faccia che fa RAL 6 quando dobbiamo lanciare. La salta lo lanciamo più in alto. Tipo così. Pom! Io ho beccato la corona piena. La corona si è grandemente scalfita. Cioè, come si dice? Loosened sarebbe. Si è disincagliata. Come si dice? Si è ammorbato. Vabbè, avete capito. No. Schiva. Cioè abbiamo 22 TP. La corona è il 55%. Moscia. Allora. Staccata. 55% staccata. E noi. No, devo fare act. E devo fare lancia. Sì. Blam. Si è grandemente ammosciata. No, mi ha fatto un super attacco di me. Questa fa dei super attacchi. Ha tolto un sacco di energia al 6. Però la corona è il 90% tolta. E mo' io lo posso benissimo finire chiedendogli un inchino. Se io gli chiedo l'inchino, a lui gli casca la corona, regà. La facciamo così. Gli chiedo l'inchino. Vediamo se funziona. E intanto Susi fa la magia. Non può fare root bust. Porca vacca. Susi difende. E RAL 6 si guarisce. Ok. Ti sei inchinato. Anche lui si inchina. E la corona si va un po' ad allentare. E gli casca. Perfetto. È rotola via. Abbiamo vinto però. RAL 6 non si è guarito. Porca vacca. Mi ha dato solo 3 dindini. Mannaggia. Ma io perché? Fantastico, semplicemente fantastico. Sapevo che voi potevate farcela. Siete dei grandi eroi voi. Ma sta facendo il pusillanime per non farsi menare da noi, eh. Voi vedete, questo è stato semplicemente un test amichevoli delle vostre abilità. Ma voi avete vinto.
quindi niente blocca più il vostro percorso. Io personalmente non posso essere meno che un'ostruzione. Ma tu, che la fortuna sia con voi, eroi, ciao. E se n'è andato. Vabbè, dobbiamo andare su. Io vorrei salvare a sto punto, però. Oh, che cos'è quello? Mi sa che è il boss finale, raga. È il trono! È la sala del trono, io salvo. Allora, ragazzi, per questa volta la puntata finisce qui. Abbiamo trovato la sala del trono. I nostri... Guardate, c'è anche uno scalino scassato. I nostri eroi stanno un attimo interdetti perché sono spaventati davanti al trono del re di picche, il re delle carte. E noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Intanto, se volete, potete cliccare qui a sinistra dove c'è un bel video mio, o qui a destra dove c'è un altro bel video mio. Anche se non lo volete vedere, cliccate lo stesso, grazie. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Deltarune, che forse sarà l'ultimo, perché siamo arrivati alla sala del trono. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!